Torno con un video e non è buon segno, poi dipende dai punti di vista. È andato in scena il Mugello MotoGP, finito bene, tutto sommato, per alcuni chiaramente, mentre per altri non è andato come le attese. Lorenzo ha asfaltato tutti, le Ducati, sfortuna di Dovizioso a parte, hanno fatto una bella gara con la pole di Iannoni, uno a cui la spalla sembra non offrire troppe scuse, e le Honda sono uscite con le ossa rotte, ci sono fatta per il quarto posto di Pedrosa, che poi tanto pippa non deve essere, se torna con un braccio sventrato e finisce quarto, niente meno. Ma non è di tecnica o di risultati che voglio parlare, quelli sono evidenti a tutti, quanto come al solito della gestione dell'informazione, che è la cosa che ho un po' a cuore. La TV che detiene per l'Italia i diritti per la MotoGP, che da un paio d'anni è Sky, ormai è sempre più un canale monografico, monotematico a pagamento. Indovinate su chi? Un po' come la TV nordcoreana, solo che quest'ultima è gratis e non si paga, e non ha nemmeno tutta questa pubblicità. Non si salvano più nemmeno le categorie minori, dato che lo Sky Racing Team VR46 in Moto3 monopolizza la quasi totalità delle trasmissioni di riferimento. Ditemi se è una cosa corretta secondo voi. La Moto2 viene usata per parlare del team VR46 e di altri cazzi inerenti, e la MotoGP è un unico e ininterrotto inno a Rossi, come se quest'ultimo, non mi stancherò mai di dirlo, avesse veramente bisogno di tutto questo. Cielo, che ha trasmesso comunque nonostante la gara in chiaro con un suo palinsesto, ha messo su una trasmissione con un parterre che sembra il bar di Guerre Stellari. Ormai sono sempre più convinto che lo scopo sia punitivo da parte di Sky. Siete dei barboni? Non volete pagare Sky? Allora in chiaro vi dovete sorbire questo delirio qui, con uno che si mette la bandiera addosso e non sa nulla di motociclismo, ed una serie di riciclati che parlano a ruota libera dei cazzi loro, dei loro interessi, dei loro rancori, con unica eccezione di due campioni del mondo veri, uno troppo impegnato a fare cose che sembrano marchette, a raccontare i fatti suoi, e l'altro più genuino, che di titoli ne ha vinti un po' di meno, che però ha la strozzatura al carburatore, ossia non può dire quello che vuole. E si sfoga solo quando può elogiare, Valentino, quello glielo fanno fare, anzi, quello mi sa che deve farlo per contratto. Tornando a Sky è una vera tristezza. Dovizioso fanno sempre domande su altri piloti, ma non è più un nemico vista la sfiga. Lo trattano come Mediaset trattava Capirossi negli ultimi anni quando correva per stare nei 20 e prendere qualche anno in più di ingaggio. Iannone invece, che è diventato veloce, ha preso il suo posto dal punto di vista della cittadinanza svizzera. Lo difende solo Pernat, con i risultati non sempre felici. Per tutta la gara non si fa altro che alludere, neanche troppo implicitamente, ad un suo eventuale jump start, non sapendo, o facendo finta di non sapere, che se una moto si muove prima del via ma non supera la linea, non si tratta di partenza anticipata. Un'ora dopo la fine della gara, Capirossi, con la sua camicia Safety Commission, dicono, ci ha spiegato che se la moto non si muove, eccetera, eccetera. Un'ora dopo. Durante tutta la gara in cui Capirossi è co-commentatore, e non capirò mai come si possa ricoprire un doppio ruolo senza avere conflitti di interesse, si vede che durante la gara si è tolto la giacchetta, visto che permette a Meda di fare allusioni di continuo. Ovviamente sarebbe molto più comodo che Iannone fosse squalificato per evidenti motivi di risultato finale. Adesso ho capito come si possano conciliare le due cose. Basta non conoscere il regolamento su cui si dovrebbe vigilare. Si vede che se lo ripassa durante l'intervallo e si fa vivo dopo con un'eureka, dopo che mezzo web sveglio, fra cui persino io, che la MotoGP la seguo quando mi capita, aveva già fatto notare la cosa. Figuriamoci come vigila sulla sicurezza uno così, e soprattutto che commento imparziale sulle decisioni Dorna può fare uno che prende lo stipendio da due parti. Non che il suo capo sia meglio, dato che passa il tempo a farsi selfie e a postare sui social con un italiano da mezzadro degli anni 40, con tutto il rispetto per i mezzadri, sia chiaro, mi riferisco al capo della Safety Commission.
Tornando alla gara, vanno in scena tutte le classiche esibizioni di partigianeria a cui siamo abituati, amplificate e magnificate dai mezzi magnifici, devo dire, perché le immagini sono spettacolari, di cui dispone Sky in più rispetto a Mediaset, commentatore fomentato compreso. L'intervista a Recchi, presidente Telecom, è un esempio di camerierismo di alta scuola, proprio da scuola alberghiera dell'informazione. Credete nei valori dello sport, bla bla bla, a sto punto vi starebbe bene anche se fosse un altro italiano che non si è educati a vincere? No? E certo, allo sponsor del GP, main sponsor di una moto, con due moto comunque italiane, più altre due in cui comunque insomma, guidate da italiani. Chiedi se sarebbe uguale se vincesse uno con la moto giapponese sponsorizzata da Movistar, che è una compagnia telefonica spagnola. Per fare una domanda così, o hai problemi personali o ti tengono in ostaggio i familiari a casa mentre fai la telecronaca per essere sicuri che chiedi quello che vogliono loro. Non esiste una cosa del genere. Ma il campionario è vasto, molto più vasto di così. Da Ducati che sono un problema, diventano un problema perché vanno forte, a Iannone che sarebbe tanto bello fosse partito prima, insomma, per avere un podio, diciamo, migliore, più comodo. Alle marchette super amplificate che sembra il collocamento in borsa di una nota azienda ex italiana di protezioni, dimenticando che ce n'è sempre un'altra, sempre italiana, che fa lo stesso lavoro, praticamente allo stesso livello, però non è quella ovviamente indossata dal team e dai piloti giusti. Fra l'altro ho tanta roba anch'io di entrambe le aziende comprata e magari se mi organizzo anch'io riesco a nominare 600-700 volte uno di questi due brand, mi arriva un regalino, che ne so, non so se sono il tipo. Comunque Rossi si affaccia sul podio dopo la gara, abbondantemente dopo, con tipo Angelus, versione Angelus con il chierichetto Iannone, stavolta almeno ne ha diritto, visto che per tacitare le folle abbiamo assistito ad estensioni del podio con saluti fino al quinto classificato, ricordando che il podio è una cosa sacra nello sport, che si meritano i primi tre che arrivano alla fine, e non chiunque, per furor di popolo. Il merito non ha furori di popolo. L'intervista del dopogara a Rossi ovviamente poi potrebbe tranquillamente avere il titolo "Ti prego, dici, spiegaci perché non hai vinto tu, che abbiamo figli a casa e mutuo da pagare". Ci manca solo che nella fellazio generale in atto qualcuno chieda "Stai facendo il video? Ah, bravo, non negli occhi però, eh?". Come da clip che gira sui telefonini di mezza Italia. Ma una cosa è epocale, finalmente direi, la preghiera a non fischiare prima del podio, ovviamente sapendo che questo accadrà, perché altrimenti uno non esce con una considerazione così. Cosa sempre negata fino a ieri, però oggi c'è la preghiera. Se c'è una cosa buona con Sky, beh, quella è la possibilità di togliere l'audio con il commento e sentire solo i motori. In questo caso nessuno può parlare sopra i fischi come quando c'era Mediaset e fare la supercazzola mentre gli imbecilli si scatenano in occasione di certe cadute o durante la proclamazione di certi vincitori con il relativo inno. Ovviamente se ci sono, se vince qualcun altro, si sta zitti a sentire quanto la folla sia felice. Peccato che la supplica non funzioni, gli imbecilli al Mugello sono, lo sappiamo, ad un altissimo, livello e esplodono in fischi a Lorenzo, colpevole di aver vinto, il quale sgranocchia, a mezza bocca un hijos de puta, e c'è persino un regalino per Iannone. No, il padre, un regalino in generale per Iannone, colpevole di non essere veramente partito prima, quindi di non essere veramente sanzionabile. Lorenzo poi è un signore e ad una domanda aperta, mai fare una domanda aperta se non conosci la risposta, non sei sicuro, dice che capisce i fischi e che purtroppo non tutti i tifosi sono persone per bene. Un signore Lorenzo, lui. È altrettanto incredibile come finalmente anche le grandi menti e le grandi penne del giornalismo italiano si accorgano della cosa e prendono posizione contro questa becera usanza tutta calcistica e tutta italiana, o quasi, aggiungerei, nel motociclismo. Tutto giusto. Mi chiedo dove fossero questi signori, questi probiviri, per dirla
Insomma, all'antica, non dico oggi quando c'è stato il boato per Marquez che è caduto, ma con Stoner, con Lorenzo negli anni recenti, o quando Biaggi doveva morire quando cadeva, quando la gente già lì si è sputato alle tifose di Marquez o ha assalito con insulti, fischi e lanci di oggetti i tifosi e anche le tifose, perché non si guarda in faccia a nessuno, di Lorenzo. Questi che ho chiamato alcuni anni fa maionese di imbecilli. Non ci sono solo da ieri o da oggi pomeriggio, ma la consapevolezza direi che emerge solo oggi. Chissà come mai, meglio tardi che mai comunque. Eppure ci spiega il ben retribuito commentatore per iscritto, impegnato a rispondere a tutte le critiche bacheca per bacheca nei social, come se intascasse oltre allo stipendio anche un'indennità sui social e un tot a risposta. Rossi, testuali parole, con le virgolette così. Muove masse, e nelle masse c'è tutto. A me pare normale, è una storia che viviamo e di cui godiamo tutti per l'indotto da quasi 20 anni. Non c'è mica da scandalizzare, da scomodare qualche sociologo. È 20 anni che fischiano, quindi va bene, è una cosa che va bene. Boh, forse è giusto, e non ho capito io, dobbiamo pascere, crescere, coltivare tamarri e dimenticare l'educazione e il fair play che in uno sport come il motociclismo sono sempre stati considerati sacri per il bene dell'indotto di cui beneficiamo tutti. Ma tutti chi? L'indotto. Tutti chi? Non io. Non mi pare, non voi, non credo. Invece di approfittare di un fenomeno quale è indiscutibilmente Valentino, per talento, capacità, risultati, capacità di coinvolgere le masse e tutto, invece di approfittare di un fenomeno così per valorizzare il motociclismo ed esaltarne i valori, hanno cavalcato e si sono fatti cavalcare, aggiungerei, dall'indotto. Io preferirei guardare moto che vanno un po' più piano e hanno qualche adesivo in meno, insieme a un po' di gente in meno, ma tutta per bene. Non so voi. Stai facendo il video? Bravo! Non negli occhi però, non negli occhi. No, negli occhi no.